Siamo a Pretola, una piccola frazione del comune di Perugia, sul fiume Tevere. Pretola era il paese delle lavandaie, vero? Sì. Oggi è un ricordo per loro perché, per esempio, Elda non veniva qui sul Tevere da quanto tempo? Nel 54 ancora ci univa alla Val Tevere. E adesso è da tanto che non veniva. Dove andiamo? E che ricordo ha rivedendo questo posto? Lo rifarei ancora un'altra volta, ma a tempo nostro e a tempo di nostri genitori. C'era la pace, l'amore e l'armonia, ci volevamo tanto bene. E la festa era sempre al Tevere. Lei come si chiama? Eva. Eva, lei posso chiedere, ecco, quanti anni avete? Io ne ho 85, quasi. 85? Quasi. Lei? 72. Ah, ma all'area del Tevere ha fatto bene qui. Ha visto? Vi ha mantenuti. E questo è un vantaggio allora. Ma era veramente una festa pure per lei? Eh sì, cocco mio, sì. Del 55. Io quando ero piccola, la mamma mia, eravamo tre sorelle, tutti alla Val Tevere. C'era l'acqua ghiacciata, si rompeva il ghiaccio e quando le mani proprio erano gelate si scaldava ancora della sera. Gli posso raccontare questa? Sì. Di qui vicino c'era una donnina, si chiamava Giulia. Era il barzellotto di tutte le lavandaie. Perché? Perché era scherzosa ed aveva gusto, dai da ridere. Lassù c'è stava il suo marito, lei chiamava Dario, vant l'orto. Vai nell'orto. Vant l'orto, e c'è da dire a fè? Un pretolana a fè. Che vado a fare? Luporetta andava sull'orto, sceglieva sti broccoletti. Un piatto così, così. Tutte le lavandaie che eravamo di qui, su pezzini di pane, con questi broccoletti mangiamo. Dopo ce n'era una che era la più matta di tutti. Chiamava Ginevra, ballava, trompettava 10 soldi, un soldo, 4 soldi, tornava giù con questo litro di vino e beveva. Quando avevano bevuto e mangiato questi broccoletti, mettevano le vestaglie, le robe di Perugia dei signori, cominciano a ballare sopra quel petriccio. Era divertente? Era un carnevale. Elda, lei quando ha cominciato a fare la lavandaia per aiutare sua mamma? Avevo 9 anni. A 9 anni? La mattina lavavo, pomeriggio andavo a scuola. Ma quindi andava anche a scuola? Certo, ma la maestra mi voleva bene, ma fa 3 anni la prima perché era una somarave. Qualche Natale che non avevate da mangiare? C'è stato. Io particolare, che la mamma mia aveva 8 figli, ha sofferto. E non Natale solo, anche altri giorni che non c'era da mangiare, piangemme. Non c'erano neanche i soldi, Erano brutti momenti. Ma quello che c'è lì, di quel legno che voi chiamavate barca. La barca, sì. Era l'inginocchiatoio. L'inginocchiatoio. Che mettevate? Perché poi facevano male le ginocchia. L'estate i guancialini, l'inverno le giacche perché era freddo. Ma vi viene voglia qualche volta di venire qui, stare un po' a parlare col Tevere, ci parlate? Io quando prendo voglia di venire al Tevere, che un po' scamminare, mi metto la stecconata e guardo. E guarda. E ricordi dove sono andate? A Roma. Grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti, state tutti bene. Troppo forte. Sei grande. Mi aiuta? Sì. Ma il fiume, il Tevere, ha un'altra bella storia da raccontare, fatta di ricordi commoventi ma anche divertenti. Anselmo, lei è qui nella provincia di Perugia, qui nel territorio di Perugia. Io sono nato a Peretola e invecchiato a Pretola. Lei adesso è chiamato l'uomo del fiume. Certo. Perché? Perché sono stato tanti anni a tirare fuori la sabbia e legna, sabbia e legna. Ecco, con l'uncinaia. Con l'uncinaia. Questo attrezzo. Questo, solo soltanto quando c'è la piena, si addopra questo. Cioè, quindi, quando c'è la piena, quindi,
perché porta, c'è una portata maggiore, esatto. Arriva la legna, arriva tanta di tutto. Tanta legna e noi lanciamo e tiriamo fuori quelli che potremmo tirare fuori. Ma è pericoloso? È pericolosissimo. Però c'è anche qualche racconto simpatico, ma pare che lei abbia agganciato qualche animale poi. Sì, veramente, dei 44. E sentito che eravamo un po' di sotto, ha sbattuto la piena sto maiale e sta la pianta. Un maiale? E un che maiale. Faceva un maiale qua sul tetto? E l'ha portato via, c'era arrivata l'acqua. Ah. Era del Ponte Felcino. Ah, quindi è arrivato da lì? Sì. E allora noi altri gli è lanciato l'uncino e l'abbiamo aggrappato proprio sulla testa. E l'hanno tirato fuori, un po' che l'hanno aiutato, lui era vivo, pure la bestiolina, e l'hanno tirato fuori. E l'avete rilasciato, immagino. Sì, con quella fame. Chi la sogna... Ma chi la sognava? La canna allora. E il proprietario, poveretto, stava... Sì, quando è arrivato era tardi, che però... era a posto il maiale. Lei invece? Sono più giovane, dal Selme. Io è una cosa che me l'ha lasciata il babbo. L'eredità. Diciamo. L'eredità che me l'ha lasciato il babbo. Da ragazzino sempre col babbo, quando andava lungo il fiume, io ero sempre con lui, diciamo. Non quindi invece che... di andare nel bosco a fare la legna, no, voi venite sul fiume? Ci divertivamo al fiume. A noi le famiglie intere che abbiamo vissuto col fiume. Ma anche i bambini, vedo che anche che il nipotino? Sì. E lui già, quello è piccolo, è un uncinaio, mini uncinaio per i bambini. Per lui. Baby. Già trasmettete questo. Esatto. Morto io, rimangono loro a fare il lavoro che ho fatto io sempre. Ah, quindi sì, è un lavoro praticamente, esatto. Si continua, esatto. Sempre. L'uncina, come si chiama? L'uncinaio. L'uncinaio è questa, ma voi come chiamate? L'uncinaio. L'uncinatore. L'uncinatore. O chiappalegna. Deve sapere che quando ho sposato io, facevo l'amore con questa che è di qui con me, io ho detto, prega a Dio il giorno che sposiamo che fosse la piena, perché se vuoi venire a casa mia devi venire giù da sola, perché io sono al fiume. Perché quando c'è la piena, lei è per lei un appuntamento. Sì, sì. È una io sfida. Io ho vissuto più sul fiume che sulla moglie. Grazie, Anselmo.